Se dovessimo leggere il saggio di Arthur Schopenhauer sull'arte di avere ragione e lo applicassimo all'interno di una relazione, allora potremmo diventare dei gaslighter. Vi è mai capitato di avere una relazione con qualcuno o con qualcuna e all'interno di questa, durante una discussione, di sentirci dire: ma io non ho mai detto questo quando in realtà lo ha detto? Ma io non volevo far intendere questo quando in realtà voleva far intendere proprio questo. Oppure: hai visto quello che ho fatto per te quando in realtà non ha fatto niente o ha fatto il minimo indispensabile? E noi abbiamo cominciato a dubitare della nostra percezione e abbiamo cominciato a dirci: ma forse aveva ragione, ma forse non l'ho capito, forse dovrei dare io di più, forse dovrei fare qualcosa di più, quando in realtà abbiamo dato e abbiamo fatto. Ecco, ci troviamo nella classica condizione del gaslighting, nel senso che il manipolatore e ci ha creato uno stato di confusione e di disagio. Il manipolatore è più delle volte un narcisista o ha dei disturbi della personalità che vuole portare sul suo piano disturbato e confuso anche noi. E noi non abbiamo le informazioni e le strategie necessarie per difenderci da questo attacco subdolo. E di conseguenza cominciamo a pensare che forse siamo noi il problema, nonostante abbiamo fatto tutto e dato tutto all'interno della relazione. Ma sembra che qualsiasi cosa noi facciamo non vada mai bene, perché il manipolatore ci fa capire che forse le cose non sono andate così e soprattutto non abbiamo né capito né percepito le sue reali intenzioni. Quindi ci porta su un piano di confusione totale, grazie al quale poi ci sentiamo costretti a fare ancora di più. Il problema è che per difendersi dal gaslighting bisogna avere una certa stima di se stessi, perché chi è sicuro delle proprie emozioni e chi ha stima di se stesso non cade nella trappola. E quando ci troviamo in questa condizione dobbiamo innanzitutto lavorare prima sulla nostra autostima e poi eventualmente sulla relazione. Un aiuto professionale può far ritornare entrambi sul piano di realtà, ma chi deve curarsi per primo è soprattutto il gaslighter.